questo appuntamento fiorentino anche un marchio d'eccezione come Acqua di Borgheri è una storia che Ennio Taffi ci può raccontare, che parte un po' da lontano, è vero? Un po' da lontano, brevemente. Assolutamente sì. L'azienda e il marchio è Dottor Taffi e nasce nel 1987, quindi l'anno scorso abbiamo fatto il trentennale. E nell'occasione del trentennale abbiamo dedicato al trentennale questa linea che vede qua, che è dedicata ai vini di Borgheri, bacche di vino, dall'estratto dell'uva nera si estrae un'essenza, una fragranza che abbiamo immortalato e gli abbiamo dedicato questa linea. Questa idea delle fragranze è nata 5 anni fa, giusto? Sì, allora l'azienda e il marchio Dottor Taffi è nato 31 anni fa. Però l'intuizione di Acqua di Borgheri è fresca, perché ha solo 5 anni di vita. L'idea è stata quella di dedicare al mondo della natura intorno a Borgheri, un ecosistema unico e irriproducibile per la sua biodiversità. Praticamente è la base di una serie di essenze, di fragranze, di piante uniche al mondo, e dedicate a loro è nata l'idea di fare Acqua di Borgheri, una serie di essenze, di fragranze, ma anche di cosmetici funzionali, la cui base fondamentale è l'olio di oliva biologico della nostra zona. Poi la rosa, poi il cipresso ovviamente, e tutta una serie di piante appunto. La malva di Borgheri è una delle prime piante a cui abbiamo dedicato dei prodotti specifici. Io adesso vorrei coinvolgere le sue figlie, non prima di dire ai telespettatori che non ve lo posso far sentire perché in televisione non si può sentire, però la fragranza che arriva da questo punto qua è veramente eccezionale. Prego, se potete raggiungermi qua vicino, Maria Silvia, giusto, ed Elisabetta. Sì. Ecco, allora con voi invece parliamo un attimo di questo mercato con il quale potete entrare in contatto attraverso questa serata. È assolutamente intrigante, vero? Molto, molto, perché comunque noi crediamo molto appunto nel rapporto anche con l'estero, e sicuramente ecco, è una cosa che ci fa onore essere qua. E il Far East e il Medio Oriente sono anche mercati inesplorati, sono realtà che ci sembrano lontanissime, ma che invece magari visitandole si capisce che poi da questo punto di vista hanno fatto passi importanti in avanti. Sì, sì, assolutamente. Noi crediamo molto comunque anche nella capacità del nostro prodotto, ma soprattutto quella che è la tradizione e quello che riguarda la nostra terra, che comunque c'è molto attrattiva anche da parte del Far East, molta curiosità rispetto specialmente alla Toscana, e quello che presentiamo noi è un prodotto prettamente legato proprio al nostro territorio, Toscana e Borgheri. Allora, la fragranza è qui dentro. Tra l'altro questo contenitore ha una storia particolare. Sì, è vero. Questi sono proprio dei vasi che sono stati fatti apposta per il nostro marchio da una delle ultime vetrerie di Venezia, di Murano proprio, e sono proprio dei vasi che noi abbiamo preso ispirazione dagli Ariballoid, che sono dei vasi etruschi, quindi anche questi nostri, del nostro territorio, perché noi comunque siamo in Etruria, e quindi questo è un nuovo modo, è un modo unico per poter sentire proprio bene le fragranze, perché stando all'interno del vaso, piano piano la fragranza viene sempre più esaltata. Sì. Perfetto, io provo, voi fidatevi, eccezionale.